seconda parte sulla teoria pratica di forni solare a scatola, impareremo a conoscere il Sole. Allora, conoscere il Sole. Vediamo subito questo grafico. Sembra qualcosa di illeggibile, un geroglifico. In verità è molto semplice. Questo grafico rappresenta la variazione dell'altezza del Sole nel cielo, diciamo, all'orizzonte, nelle varie ore della giornata, 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., e nei vari mesi dell'anno, dicembre, novembre, ottobre, settembre, luglio, agosto, luglio e giugno. Questo grafico è tratto da un software online sviluppato dall'Università di Oregon ed è per questo che in inglese. Qui ho riportato riferimento per poterlo utilizzare per sviluppare il proprio grafico a seconda della localizzazione geografica della nostra città. E cosa salta all'occhio da questo grafico? Che l'altezza del Sole nei periodi estivi, specie a luglio e a giugno, è molto più alta. E questo comporta un'intensità della radiazione solare molto maggiore ed è questo il motivo per cui tendenzialmente un forno solare a scatola lavora molto bene nei periodi estivi, possiamo dire da maggio ad agosto, e progressivamente sempre meno nei periodi invernali, per cui al massimo fino a settembre potremo utilizzarlo, dopodiché diventa sempre più difficile preparare pietanze. Possiamo limitarci a fare uova sode o preriscaldare alimenti nei periodi più freddi e poi d'inverno è inutilizzabile. Viceversa, un forno a parabola potrà essere utilizzato anche d'inverno se ben progettato. Questo grafico va però abbinato ad un altro, che è un grafico che mostra l'intensità della radiazione solare espressa in watt per metri quadro al variare dell'altezza del Sole all'orizzonte. E qui appunto ad esempio vediamo che siamo vicini ai 70 gradi a mezzogiorno a giugno e a 70 gradi l'intensità della radiazione solare arriva a circa 900 watt per metro quadro, che è tantissimo. E noi possiamo accontentarci anche di stare sui 750 e quindi intorno ai 55 gradi, che arriva alle 10 di mattina di agosto, come vedete, no? E no, agosto sono le 10 e mezzo, grosso modo, o le 10 di mattina di luglio e giugno. E quindi noi possiamo cuocere in un arco della giornata che va dalle 10 alle 2 di pomeriggio, o in agosto dalle 10 e mezza alle 1 e mezza, preferenzialmente. Ovviamente anche qua si abbasserà un po' la temperatura, ma buona parte della cottura avverrà nell'arco centrale e la parte finale della cottura potrà avvenire anche a temperature un po' più basse. Quindi, come riassumendo, l'intensità della radiazione solare dipende dall'ora del giorno, che è maggiore tra le 10 e le 14, dal mese dell'anno, che è maggiore tra aprile e luglio, maggio-agosto, meglio dire. Scusatemi, forse si sente meglio con un microfono. Regia, me lo potrebbe passare? Grazie. Bene, allora, scusate l'interruzione, continuiamo a parlare delle caratteristiche della radiazione solare. E in particolare affrontiamo l'aspetto delle condizioni meteorologiche. E le condizioni meteorologiche sono fondamentali, incidono tantissimo sull'intensità della radiazione solare. E da una parte infatti le nuvole possono attenuare i raggi incidenti sulla superficie terrestre, dall'altra anche la nebbia può sortire lo stesso effetto. E qual è il risultato in particolare in termini di radiazione solare della presenza di nuvole o di nebbia? E il risultato è duplice. Da una parte si riduce l'intensità della radiazione globale, che dai 1000 watt per metro quadro, grosso modo, che possiamo avere a livello del mare sulla superficie terrestre, passa piano piano a valori sempre inferiori, e con la nebbia intorno ai 600 watt per metro quadro, in condizioni di cielo nuvoloso intorno ai 500 watt per metro quadro, e giù a scendere nelle varie condizioni di radiazione, di nuvolosità e di nebbia, nebbiosità. E l'altro effetto è che la radiazione solare, che si compone di una parte diretta, di una componente diffusa
e anche di una componente minoritaria riflessa, e vede cedere via via una porzione di intensità di radiazione dalla componente diretta a quella diffusa, nel senso che in condizioni di cielo sereno il 90% dell'irradiazione solare è diretta e il 10% è diffusa. In condizioni di nebbia invece si assiste già a un passaggio sostanziale al 50% di radiazione diretta e al 50% diffusa. Già in condizioni di cielo nuvoloso è un po' meglio, perché abbiamo il 70% di diretta e il 30% di diffusa. E via via, nelle varie condizioni di irradiazione solare, che diventano sempre più sconsigliate per cuocere. Ovviamente se la condizione è temporanea, nel senso che c'è una nuvola passeggera, il forno ha una capacità termica tale da consentire di mantenere la cottura. E viceversa, se il cielo si copre in maniera, tra virgolette, permanente o comunque in maniera duratura, diventa più difficile sostenere la cottura. E, perché ho parlato di irradiazione diretta e di irradiazione diffusa? Perché il nostro forno a scatola lavora principalmente con l'irradiazione diretta, quindi se questa cala in favore dell'irradiazione solare diffusa, non potremmo cuocere bene. E ultima parte dell'irradiazione solare. Un forno a scatola, per potenziare molto le proprie prestazioni, può essere equipaggiato con dei riflettori, che non sono altro che dei pannelli posti sopra, sulla sommità della chiusura in vetro. E più grandi sono questi riflettori, maggiore è l'intensità di radiazione solare che possiamo captare. E possiamo dire in maniera molto intuitiva che, fatta X la superficie del vetro di chiusura, i riflettori permettono grosso modo di ampliarla alla loro area di cattura. In verità questo è strettamente legato da una parte all'efficienza dei riflettori, cioè al coefficiente di riflessione del materiale che poniamo a rivestimento dei riflettori, e idealmente sarebbe preferibile avere degli specchi, ma per economia possiamo utilizzare tranquillamente dei fogli di alluminio, che comunque danno buoni risultati, ma anche dall'inclinazione dei riflettori stessi, perché devono essere inclinati in maniera ottimale per consentire a tutta l'irradiazione che li colpisce di essere riflessa dentro al forno e di non andare invece a sbattere da un'altra parte e riuscire fuori. E per maggiori informazioni in merito potete visitare il nostro sito internet nella sezione dedicata ai forni solari. E da ultimo, l'orientamento del forno solare è molto importante, e soprattutto quando ci mettiamo dei riflettori, perché il sole ovviamente ha una sua altezza, una sua posizione all'orizzonte, e per cui se il forno sta orizzontale sulla superficie crea delle ombre sulla camera di cottura, mentre noi dobbiamo direzionarlo in maniera ottimale, in maniera tale che riceva sempre l'intensità massima di irradiazione solare. E per questo in fase di cottura è consigliabile riorientarlo ogni 15 minuti, ogni mezz'ora, o al più, se si sa che appunto si cuocerà tra le 10 e le 13, si può orientare nella direzione del mezzogiorno o delle 11, in maniera tale che mentre il sole si sposta comunque riceveremmo nella media del tempo di cottura la massima intensità di radiazione solare. Bene, con questa presentazione abbiamo imparato a conoscere le basi di principio di funzionamento, tra virgolette, del nostro sole. Nella prossima presentazione vi forniremo delle basi invece sulla matematica e sulla fisica alla base del funzionamento del sistema forno a scatola.